Danilo Palmieri ha concluso alle ore 16.55 di ieri la traversata del Cilento 2014. Dopo 5 giorni, 3 ore e 55 minuti, è arrivato alla Baia di Trentova ed è stato accolto da amici e fan. Piena soddisfazione da parte dell'esperto escursionista Danilo Palmieri per aver portato a compimento il progetto che lo ha visto impegnato in un lungo itinerario che ha toccato i principali paesi e montagne dove si ebbe la diffusione del brigantaggio, avvenuta all'inizio del 1800. Siamo a Trentova in compagnia di Danilo Palmieri all'arrivo della traversata del Cilento 2014. Danilo, uno spiraglio di sole dopo una lunga settimana di pioggia. Sì, per fortuna sia alla partenza e all'arrivo ho trovato il sole, cosa che non è uscito durante tutta la traversata in quanto abbiamo trovato tutte altre condizioni. Neve, freddo, ghiaccio e poi ad Agropoli anche la grandine. Com'è stata vivere i giorni con il cattivo tempo, quindi con la pioggia? Come ti sei adattato sia al tempo e sia a livello comunque di vestiario? Allora, in queste condizioni non avevo mai provato, però diciamo che con l'attrezzatura giusta, che osservando le previsioni in anticipo, mi sono trovato abbastanza bene. Hai avuto delle difficoltà particolari in questa settimana? Diciamo, a livello di localizzatore satellitare abbiamo avuto delle difficoltà domenica, in quanto non abbiamo potuto mandare le coordinate come da programma e infatti molte persone si erano un pochino preoccupate. Poi risolto il problema, che non era causa nostra ma era purtroppo causa dei satelliti, e tutto è andato come da programma.